emozionante vedere tutta questa gente qui oggi. È fondamentale vedere tanti cittadini scesi in piazza per difendere il diritto alla mobilità. Questa azienda, ma non solo, è vergognosa per come tratta sia i lavoratori che i cittadini. Non sappiamo se siamo ancora in tempo per dire no alla privatizzazione, ci dobbiamo lottare assolutamente con tutte le nostre forze. L'unica arma che abbiamo è stare insieme, lavoratori e cittadini. Noi siamo per un'azienda pubblica che sia efficiente, che sia gestita in maniera perfetta, nel senso che sappiamo quali sono le condizioni che ci hanno portato praticamente a una sorta di fallimento aziendale, però non è certo la colpa dei lavoratori, la colpa è di chi ha gestito per tanti anni queste aziende che praticamente l'hanno portata all'orlo del fallimento. Quindi la privatizzazione proprio come concetto è sbagliato, in quanto questo è un bene di tutti, dei cittadini, dei lavoratori, è un bene che non può essere dato in mano a poche persone, dove chiaramente ci fanno profitto, dove chiaramente punteranno su carichi di lavoro pesanti, dove chiaramente avranno modo anche di tagliare sia i costi che i servizi, e quindi un danno praticamente per tutta la cittadinanza. Siamo qui, siamo per salire in Campidoglio a fare una grande assemblea. Sono Serenetta Monti dell'Unione Sindacale Italiana e oggi siamo venuti in solidarietà a questa manifestazione, soprattutto per i lavoratori dell'ATAC e lavoratrici dell'ATAC, perché c'è questo attacco violento al servizio pubblico in un momento in cui nel Paese invece i servizi pubblici dovrebbero essere difesi, vista la crisi globale che stiamo vivendo in una prossimità di quelle che dovrebbero essere le feste di Natale. L'attacco che è stato fatto ieri al Senato dalla senatrice Lanzillotta, cercheremo di rispedirlo al mittente. I cittadini che ormai non hanno più diritti praticamente vogliono riprenderseli, ecco perché oggi siamo qui. Hamid Massoumi, Neciot, a Roma.